Benvenuti alla conferenza di presentazione di Jacopo Murano, che è un attaccante classe 1990, cresce calcisticamente tra Sporting Genzano e il Campobasso. Nel 2010 fa il suo esordio tra i professionisti con il Taranto, poi veste numerose casacche per approdare nel 2019 nella serie cadetta nelle fila del Perugia. Dal 2023 va in prestito prima al Potenza e l'ultima stagione è stato un giocatore del Picerno. Giusto per darvi qualche numero, Jacopo nella sua carriera ha totalizzato tra club di Serie B e di Serie C ben 313 presenze, oltre 102 gol e 9 assist. Benvenuto Jacopo qui nel Calcio Foggia e a Foggia. Grazie a tutti, buonasera. Allora, non hai giocato, non giocherai, sei forzatamente fermo, però sei in gruppo, le tue impressioni su questa squadra e l'impressione di quello che ti ha fatto tutta la bella prestazione di Trapani. Sì, sì, però in tribuna a vedere la partita, quindi un'ottima impressione, qualche ragazzo già lo conoscevo. Avendoci giocato contro qualcuno per qualche amico in comune, quindi ho avuto una grande impressione, perché comunque, come ben sapete, giocavamo con una squadra tra virgolette additata alla promozione diretta, quindi penso che dal campo, al di là del risultato, di quello che è successo, io ho visto una squadra forte, secondo me, e dall'altro ho avuto proprio l'impressione che c'era il Foggia in campo, si è fatto sentire, quindi è stata sicuramente, ho avuto delle buonissime impressioni. Come ti ha fatto sentire anche il pubblico, perché lì è una forza. Ti senti pronto per entrare a parte di questo gruppo? Certo. E come il modulo nel quale ti trovi meglio? Certo, io mi sento pronto, assolutamente. Peccato per queste due giornate di squalifica. Il modulo, ho giocato a due, ho giocato da solo, ho giocato con tre quartista dietro, quindi qualche secondo che predilige tre quartisti. Allora, non hai giocato, non giocherai, sei forzatamente fermo, però sei in gruppo, le tue impressioni su questa squadra? Quartista dietro con due mezze punte sulle fasce, quindi è un modulo che mi si addice, tra virgolette, e l'ho fatto soprattutto l'anno scorso, 4-2-3-1, quindi su quello non ha nessun dubbio. Ciao, buonasera Jacopo, benvenuto a Foggia, Nicola Saracino, Foggia Città Aperta. Vi chiedo, dopo quel gol preso nei minuti di recupero, che clima c'è nello spogliatoio adesso? Vabbè, sono cose che capitano nell'arco di un campionato, quindi c'è un clima di concentrazione, c'è la giusta serenità, perché è un gruppo che si vuole bene. Io me ne sono accorto dal primo giorno che sono arrivato, ho trovato tanta armonia tra i ragazzi, sono entrato in punta di piedi, sono stato accolto bene, quindi abbiamo tutte le carte per fare un buon campionato. Tu sei un veterano di questa categoria, per la tua carriera a questo punto cosa rappresenta Foggia? Foggia, vedendola dall'alto con tutta quella gente, era un po' che non caricarti assolutamente, ma le impressioni l'ho avuta anche in passato quando ci sono venuto a giocare qui, sono tante volte sono venuto a giocare qui, quindi è sempre stato affascinante giocare qui. E ora che ci sono è una bella sfida, quindi speriamo vada tutto per il meglio. Giovanni Catale D'Amico Magazine, ben arrivato. Lei Murano arriva a Foggia con oltre 10 anni di ritardo, perché i meno giovani ricorderanno che lei... Forse di più. Nel 2013, quando c'era il Foggia di Badalino, stava proprio per passare il rossonero, era quasi fatta, poi non si sa come è andata a finire. Dal Taranto, era fallito il Taranto di Daddario. Non si sa poi perché non si è conclusa. I marini dicono che c'è una versione, però poi vorremmo che ci raccontassi la versione tua. Perché poi addirittura quell'anno, se non ricordo male, finissi per giocare in eccellenza. Serie D, io mi ruppi il crociato dopo una settimana. No, in eccellenza, non in Serie D. Dopo 2 anni. Mi ricordo. Era C2,
Era il C2. Il Foggia quell'anno fu ripescato in C2. Perfetto, sì. La trattativa era quasi fatta, io ricordo che sì, era. Sì, sì, sì. Doveva essere solo annunciata. Era un periodo giovane. Se ci puoi raccontare come andò all'epoca, e ovviamente se ci racconti anche come è andata questa trattativa. Sì, sì, sì. All'epoca, ora non ricordo bene, però ricordo bene quello che ricordavi, ecco, purtroppo da giovane si fanno i sbagli, avevo 20 anni, quindi 21, 22, quindi magari non pesi bene le cose, poi il tempo ti ridà tutto, sia in negativo che in positivo, a me me l'ha dato in negativo e ora, fortuna, dopo 10 anni sono arrivato qua, quindi mi sento onorato di vestire questa maglia. E questa trattativa, devo essere sincero, vabbè, come tutti ben sapete, ero vicino alla Torres, la verità, quello che si legge è la pura verità. E poi è nata questa cosa questa trattativa col Foggia, ma in 3-4 ore si è chiusa, e direttore lo può confermare, è stata una trattativa lampo voluta da me, e quindi quando le cose si vogliono in due, sai bene che si fanno subito, però è una delle poche trattative che è durata veramente qualche ora. Sei vicino a casa? Sono vicino a casa, sì, la mia famiglia sta qua, io sto un'ora, ho due bambini e quindi quando possono vengono, quindi però è una bella sfida per me, quindi l'ho presa col massimo entusiasmo. Vive lui. Roberto Parisi. Ti senti un po' un leone in gabbia in questi giorni, dovendo soffrire, come hai detto, alla tribuna? Quindi ti chiedo questo, com'è il tuo sentimento in questo momento? Sì. Soprattutto raccontavi che dalla tribuna hai visto un bel Foggia, sì. Ecco. In questi giorni ci sono tanti proclami e sembra che il Foggia sia sempre messo così, dietro le altre. Dopo quello che abbiamo visto con il Trapani e soprattutto dalle altre gare che si sono disputate, abbiamo visto un po' di immagini in giro, un po' di scorci di partita, insomma la verità potrebbe essere altra, ecco, tu sei venuto qui per vincere, non per partecipare, mi sembra di capire. Sicuramente uno non gioca sempre per dare il meglio, assolutamente. Per quanto riguarda la prima domanda, sì, si soffre, però già lo sapevo. Però si soffre di più a essere allo stadio, assapori comunque, vedi l'atmosfera, quindi rosichi il fatto che tu non ci sei in campo, quello sì, quello che sto più soffrendo. Preferisco non vederla allo stadio, ma la vedo in TV, la partita sto un po' più tranquilla. Per l'altra non lo so, penso che i giornalisti o gli addetti a chi fa queste classifiche magari possono guardare, non lo so, mi viene in mente, magari uno vede la società quando hanno speso, Avellino 15 milioni, Catania 20 milioni, no, magari penso che gli addetti facciano così e stilano la classifica, però secondo me noi siamo una squadra buona con dei giovani forti, quindi secondo me ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Buonasera. Buonasera Carmine Tristi di Foggia. Sì. Volevo chiedere a Jacopo Murano, prima il collega raccontava quello che è accaduto 10 anni fa, tu raccontavi come è finita invece la trattativa velocissima, lampo di qualche giorno fa, un rapporto evidentemente forse in qualche maniera. Che va succedendo? No? Io ricordo per esempio il tuo palo con l'Avellino, potevate andare sul 2-0 e lì Foggia capovolse la situazione. Era scritto da qualche era parte, prima poi sì, no? A volte sono segni del destino, lo penso pure io. Pensa che mia figlia è nata qua, perché vabbè, per varie cose, quindi la seconda è nata a Foggia, quindi aggiungiamo un altro pezzo di queste coincidenze. E poi volevo chiederti una cosa più tattica, sì. È un Foggia che in questo primissimo scorcio di stagione ha puntato sul 4-2-3-1, ha tanta qualità lì davanti, ce ne sono accorti tutti laddove ce ne fosse bisogno di dimostrato con Trapani, trequartisti di qualità, un attaccante con le tue caratteristiche, prova ad attaccare la profondità. Quanto può essere messo nelle condizioni ancora più di fare meglio? Perché fare meglio l'anno scorso non è semplice. No, ripetersi è sempre difficile, quello si sa, però penso che ci siano, si è visto giocatori di qualità davanti, quindi per me che prediligo, come hai detto, attaccare la profondità degli spazi, avendo giocatori di qualità dietro che riescono a vedere mezzo secondo prima la giocata di altri, può essere un gran vantaggio per me.
Poi la difesa mi ha impressionato a me, devo essere sincero. Insomma, la partita dei due centrali dietro, i due terzini, hanno fatto una partita devastante, quindi penso che, come ho detto prima, possiamo fare bene. Grazie. Sì. Buon pomeriggio, Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Si può presentare un po' a chi non la conosce, per caratteristiche, diciamo, che tipo di attaccante è Murano, a chi si è ispirato quando era più giovane nella sua carriera, che tipo di giocate preferisce fare, come preferisce ricevere il pallone, insomma, che tipo di movimenti e di giocate ci si può aspettare in Murano? No, come dicevo, sono uno che a cui piace fraseggiare nello stretto e attaccare la profondità, sono le mie caratteristiche che mi porto da anni. Negli ultimi anni sto facendo pure qualche gol di testa in più, quindi è un'arma che ho, tra virgolette, ho scoperto da poco e cercherò di sfruttarla, ecco. Accennavo prima a quelle ore della trattativa con la Torre, sì. E poi con Foggia. Che è successo in quei frangenti? Perché, insomma, leggendo un po' sui social, a Sassari ci sono rimasti male, no? Immagino che credevano che lei stesse per andare lì. Cioè, cosa ha fatto spostare poi la bilancia di più da questa parte? La città, il blasone del club, la tradizione, le ambizioni del club, la vicinanza a casa? Cioè, quali sono stati, se c'è stato un motivo soprattutto, un insieme di fattori? Sì, vabbè, sicuramente il blasone, quello non c'è dubbio. Poi c'è una persona che sta dietro di te, che sa meglio di me come andate, che ci ha messo 4-5 ore a fare una trattativa che magari da altre parti è durata giorni. Mi hanno spiegato il progetto e non ho esitato ad accettare, ecco, ma non c'è motivo, non stiamo qui nemmeno a parlare di altro, perché è una cosa voluta fortemente da me col direttore, quindi ti ripeto, è durata veramente 5 ore, mi dice 5 ore, su me nemmeno 5, quindi è stata velocissima. Senti, Foggia, come un po' ovunque nel calcio, però insomma in particolare è una piazza che punta molto l'occhio poi su due ruoli che sono un po' atipici, cioè un po' diversi dagli altri, centravanti e il portiere, dove nel bene e nel male gli errori risaltano di più, diciamo, o le cose positive rispetto al resto della squadra. Tu arrivi con 20 gol fatti l'anno scorso, quindi c'è un bel carico anche di responsabilità e di aspettative che la gente ripone in te. È diverso, è più pesante questa cosa rispetto a un attaccante che arriva magari con 5 gol la stagione precedente, la gente non si aspetta tanto, tu può avere un exploit nella stagione successiva, cioè come la vivi, come la affronti, cosa cambia? Sicuramente è così, un centravanti che arriva con 5 gol magari c'ha meno pressione di uno che ne arriva con pressione calcistica, ovviamente parlando, però secondo me, almeno per quello che mi riguarda, l'ho presa come una sfida personale e sono sereno, sono tranquillo, perché so che se sto bene posso togliermi delle soddisfazioni, posso fare bene. Come ho detto prima, ripetersi non è mai semplice, però è una bella sfida e l'ho accettata e quindi andiamo avanti. Senti, si parlava prima delle altre big, diciamo, quale ti sembra la più forte? Ci sono 3-4 squadre più accreditate insieme a Foggia per giocarsi questa alta classifica, e in una partita, che pensi di una partita come quella di lunedì, con una squadra neopromossa come Altamura, che però insomma ha messo dentro tanti giocatori di categoria, compreso anche l'allenatore, immagino poi anche il tuo rammarico, lo accennavi prima, non poter giocare in uno stadio come il San Nicolo, insomma, perché è molto grande come terreno di gioco, immagino favorisca un certo tipo di gioco e di squadre che vogliono giocare a calcio come il Foggia. Assolutamente, confermo quello che dici. Purtroppo, ti ripeto, le due giornate di squalifiche sapevo già di averle, quindi mi sto mangiando un po' le mani, ma va bene così. E le squadre abitate a vincere l'hanno detto stesso loro, quindi che puntano al primo posto, non lo dicono non solo gli addetti, ma lo dicono gli stessi presidenti, lo sappiamo già quali sono: Trapani, Catania, Benevento e lo stesso Avellino, che nonostante sia caduto a Picerno, che è un campo difficilissimo, resta comunque una tra le favorite. Vorresti chiudere in una frase un messaggio ai tifosi che in questo momento che ti verrebbe in mente? Grazie. Forza, forza, e non vedo l'ora che arrivi domenica, perché ce ne ho bisogno.